Siamo con Laura Ruocco, direttrice artistica e non solo della stagione 2017-2018 del Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena. Ecco, iniziamo subito cercando di tracciare le linee di questa stagione. Cosa ci aspetta? Cosa aspetta il pubblico che siederà su questa platea e dentro questi palchetti in questa stagione? Allora, intanto bisogna dire una cosa, che le linee guida sono circolari, perché non siamo solo connessi in questo senso, ma anche nell'altro senso, più telecamere, come agli Oscar. Ciao, ciao pubblico, ciao. Allora, ritorniamo a noi, però è divertente perché loro non vedono, ma loro invece vedono che siamo in tanti, ci stiamo riprendendo. Gira, guarda. Allora, le linee guida sono quelle che poi il nostro pubblico ogni anno ci suggerisce, io in parte elaboro, quindi direi un teatro di incontro. Ci ritroviamo a teatro, siamo qui, lo slogan quest'anno è "Noi ci siamo già, tu che cosa stai aspettando?". Apriamo con Roberto Ciufoli, che oltre ad essere un amico è un artista molto amato, è in una carrellata di tantissime tipologie di personaggi, quindi porta veramente i suoi cavalli di battaglia e la sua bravura, ovviamente, in questo recital che apre la stagione questa sera. Continuiamo anche con la commedia e anche con un progetto di collaborazione importante come lo scorso anno col Teatro Golden di Roma, quindi tutto il parco dei giovani in questa commedia firmata da Tony Fornari, che si chiama Camping. Ritorna Marco Morandi, che ha detto che anche lui, come me, vuole la cittadinanza onoraria, qui vuol venire qua, insieme a Claudia Campagnola, con un bellissimo spettacolo su Rino Gaetano. Quindi è in realtà, no, non è una commedia, però è uno spettacolo di prosa con un grandissimo, ovviamente, spessore musicale, rappresentato proprio dalla musica di Rino Gaetano. E poi torna Michele La Ginestra, che in tantissimi abbonati ci hanno richiesto "fatelo tornare", quindi molto amato, con una commedia che si intitola "Due di notte", e quindi riproponiamo la commedia, perché una delle cose nei report che abbiamo avuto dal pubblico è stata proprio la voglia di avere delle storie brillanti, delle storie che appartengono a tutti, nelle quali lasciarsi coinvolgere e vivere questo momento di spettacolo. E poi c'è un altro appuntamento che invece è un po' la mia proposta, come dico io, la proposta alternativa della direzione artistica. Ma che direzione artistica sarebbe? Adesso sono così, ta ta ta! Che direzione artistica sarebbe se non ci fossero anche delle proposte un po' fuori dal coro, giusto? E allora io quest'anno porto a Torrita, gioco il mio cavallo di battaglia, uno spettacolo che si chiama "A Sciuque", ed è uno spettacolo fatto da un artista regista molto bravo, ha vinto tantissimi premi in Europa, l'ultimo il Fringe Festival a Roma, anche ovviamente premi nazionali. Lui si chiama Ivano Picciallo, firma la regia e il testo, ed è uno spettacolo sul gioco di società, sulla piaga del gioco sul gioco d'azzardo, non di società, la piaga sociale del gioco d'azzardo vista negli occhi, attraverso gli occhi di giovani ragazzini pugliesi della provincia pugliese, e quindi è una bella scommessa. E abbiamo siamo rimasti da soli. Abbiamo anche, hai citato, sì, il Teatro Golden, sì, la produzione del Teatro Golden. L'anno scorso la stagione fu aperta proprio da "Finché giudice non ci separi", sì, dove tu stessa interpretavi una parte molto rilevante di quel delizioso spettacolo. Quest'anno la produzione del Teatro Golden ritorna e tu sei comunque, muovi i fili di questa produzione. Questa produzione, aiuto, ecco, parlacene un po'. Intanto ci tengo, visto che hai chiamato in causa la commedia "Finché giudice non ci separi", ci tengo a dire una cosa, è che in realtà quest'anno ripartiamo adesso da Torino il 10 di novembre, ripartiamo col terzo anno di tournée, e questo per noi è un grandissimo successo, decretato, io lo dico sempre, dal pubblico. Cioè, davvero è bello quando il pubblico ha voce in capitolo, quindi il successo
e l'apprezzamento del pubblico ha fatto sì che questo spettacolo, nato 4 anni fa per stare 4 settimane a Roma, in realtà abbia avuto una vita così bella e lunga. Non solo, a marzo esce il film in tutte le sale cinematografiche, l'abbiamo girato quest'estate, e quindi anche questo è stato una bella soddisfazione per il Teatro Golden, ma più che altro per una drammaturgia teatrale che, se è vincente e funziona, può diventare drammaturgia cinematografica. Quindi questo ci tenevo a dirlo, scusate, ma mi sono allargata un po'. E io sì, collaboro sempre col Teatro Golden accanto alla direzione artistica, che è di Andrea Maia, e quest'anno appunto abbiamo qui, come avevamo già 2 anni fa che sono venuti, anzi l'anno scorso, ti presento mio fratello, all'interno del progetto Giovani Talenti in Scena, quest'anno ci sono i ragazzi appunto di Camping. È una commedia, è la storia di un gruppo di ragazzi, di amici, che vanno a fare un viaggio prima, diciamo in un'estate, prima di tante cose che accadranno ad ognuno di loro, quindi un po' non come il viaggio dopo maturità, ma quasi. E quindi in questo campeggio il teatro diventerà un prato verde pieno di tende, e quindi durante questo campeggio succederanno delle cose. E a proposito di giovani, sì. A proposito di giovani leve del teatro, Pensavo volessi dire me, ma io purtroppo anche, giovane, ma la gioventù è uno stato alieno rispetto a tutto ciò che concerne l'anagrafica, ma proprio parlando di formazione teatrale, cioè delle giovani leve del teatro a prescindere dall'età, qui in questo territorio, ma anche il Teatro Giovani Torrita, il Teatro degli Oscuri, si portano avanti degli importanti progetti di formazione. Ma ecco, in generale, un messaggio da mandare a questi ragazzi, a chi si lancia in questo magico, folle e ambiguo mondo dell'arte scenica. Allora, messaggio è sempre molto difficile. Io ci vuole tanta passione, quindi bisogna capire se veramente uno ha una passione, e poi ci vuole tanto tanto studio, tanto sacrificio, tanta disciplina, nonostante quello che magari è più facile pensare guardando il prodotto finale, perché il prodotto finale è un prodotto di intrattenimento, quindi per quanto poi un genere drammatico, comico, brillante, rimane comunque un prodotto di intrattenimento. Quindi apparentemente sembra sempre una cosa molto facile, molto ludica, molto, in realtà dietro questo mestiere di qualunque genere, quindi a maggior ragione se poi è un brillante o comico, ma così come drammatico, c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio e c'è tanto rigore. Quindi tutti quelli che vogliono studiare, gli stessi miei ragazzi che fanno anche i corsi di formazione professionale, sono assolutamente sostenuti, incentivati, però dall'altra parte spronati a trovare da subito una disciplina, un rigore, una grande forza nello studio. Bisogna essere delle eccellenze, se no si fa fatica. Con questo non voglio dire che lavorino solo le eccellenze, però è un mondo difficile. Il mondo del lavoro oggi, in qualunque settore, non solo nel nostro, è un mondo bello denso e ricco di poca domanda, di poca offerta, di tanta domanda, e quindi a maggior ragione bisogna essere molto preparati, essere molto sul pezzo, essere molto equilibrati e saper faticare. Quindi se si può parlare di messaggio, questo è quello che mi sento di dire. Dall'altra parte però assolutamente seguire la passione, se c'è, seguirla. Troppo dura? Assolutamente no. Quindi buona stagione. Grazie, continuate a seguirci, grazie a voi, abbiamo bisogno di voi, e speriamo di aver fatto, noi ci abbiamo messo veramente la passione, il cuore e il lavoro, speriamo di aver fatto una stagione che, come le tre edizioni passate, piaccia, e quindi aiutateci a diffonderla, e poi siamo sempre pronti a giugno a sentire i commenti e a fare i bilanci insieme a voi. Grazie mille a Laura Ruocco dal Teatro degli Oscuri di Torrita. Ciao, faccio il giro.